Teresa Elefante del Cosas di Mirafiori. Siamo qua al presidio dal 26 settembre per tutte le problematiche sul lavoro. Stiamo cercando con questo presidio di tenere alta l'attenzione tra i lavoratori, perché quello che ci sta dicendo Marchionne tra dichiarazioni smentite ovviamente non ci rassicura per il lavoro. Fammelo passare di qua. E niente, siamo qua dal 26 settembre, come dicevo. Hai detto che Marchionne non ti rassicura, per quale motivo? Perché ha fatto tante dichiarazioni, poi le ha smentite, poi vediamo che tante fabbriche che servono Fiat, tipo la Lear, vuol dire chiudono, i lavoratori li stanno mettendo tutti in mobilità, vuol dire che qua non c'è una continuità. Quindi tu da quanti mesi che non lavori? Io dal mese di febbraio ad oggi ho fatto 5 giorni di lavoro. Come mai hai fatto così pochi giorni? Perché dall'accordo che avevano fatto c'era una rotazione, però ovviamente non viene rispettata. E siamo poche persone a non girare in questa rotazione come dovrebbe essere. Siete quelli sindacalizzati? Sempre i sindacalizzati, certo. Ma sindacalizzati di un solo sindacato o di più sindacati? Sono sindacati di base, i sindacati di base sono quelli più colpiti, che dicono a chiare lettere al datore di lavoro le problematiche del lavoro per la difesa dei lavoratori. Tu quale sindacato sei iscritta o se sei iscritta? Io sono del sindacato della Confederazione Cobas. Ecco, quindi siete voi dei Cobas e poi anche quelli credo dell'USB. Dell'USB che sono all'interno della Fiat Mirafiori, sì. Cioè, degli altri sindacati più o meno lavorano tutti. Gli altri sindacati hanno una rotazione più regolare, diciamo così, almeno dalle notizie che abbiamo avuto fino ad oggi. Scusa, ti faccio una domanda particolare. Quanti anni hai tu? Io ho 51 anni, ecco, e sono quasi 33 anni che sono in fabbrica. Se per caso la Fiat non riapre, quali sono le tue prospettive? Appunto, non ce ne sono prospettive per il fatto dell'età, e neanche i giovani purtroppo riescono a trovare lavoro e figuriamoci la mia età. Non solo, siamo io e mio marito, tutti e due a Mirafiori, perciò le prospettive, cioè sarebbe la strada, non lo so. Scusa, anche tuo marito è cassa integrato? Sì. Quanti giorni lui ha lavorato? Lui in media 5 giorni al mese. Quindi la sua tipologia di lavoro sono, perché funziona così, c'è una, loro formano delle squadre, queste squadre, più la squadra è piccola ovviamente più rientri al lavoro, più gonfiano la squadra e meno rientri al lavoro, e noi gli ultimi giorni di febbraio l'hanno gonfiata al massimo, è ovvio che nella rotazione ogni 3-4 mesi ti può capitare il giorno di lavoro. Quindi tuo marito per fortuna non è stato discriminato? O... Diciamo, sì, in un certo senso sì. Quindi sì. Ti sembra che lui almeno non è stato discriminato? No. La tua impressione è questa? Sì. E quindi tu hai, quindi, continuando sempre su questo discorso, quindi se tu perdessi il lavoro qui ti troveresti in pratica senza lavoro, senza prospettive. Lavoro, senza prospettive. Hai qualche tipo di studio? No, io le medie. Sì, non vuole. Non voglio essere indiscreto. No, no. Ma... Infatti, anche per questo non hai altri sbocchi. Poi comunque sappiamo, i giovani hanno titoli di studio che potrebbero fare molto eppure non riescono a lavorare. Oggi come oggi, in una situazione così, non ne hai prospettive, perché fuori lavoro non ce n'è. Non è come gli anni 80, che bene o male, chiudeva la fabbrica, trovavi qualsiasi tipo di lavoro.